di dare il benvenuto a Falerna all'onorevole Francesco Boccia, candidato alla segreteria del Partito Democratico, che fa tappa in Calabria per presentare la sua mozione a porte aperte. Lo ringrazio per aver inserito Falerna nel suo viaggio calabrese. Permettetemi di ringraziare anche la dottoressa Alessia Bausone e la dottoressa Paola Boccia, che da Roma mi hanno supportato nell'organizzare questo incontro. Ringrazio la professoressa Butera e i circoli PD di Maida, San Mango, Gisseria e Nocera. E Grimaldi, piacere, e Grimaldi. Sì, noi onorevole abbiamo una sede, in effetti, una sede del partito. Si trova a Falerna centro capoluogo, un suggestivo paese in montagna, ma sicura che non avrebbe potuto ospitare le numerose presenze, abbiamo pensato a questa sala. A tal proposito ringrazio il proprietario del ristorante Vesuvio, signor Valentino Macchione, per aver concesso l'uso della sala. Io so che in questo tour calabrese avete già incontrato una delegazione dei lavoratori precari dell'aeroporto. Siete già stati a Catanzaro, Castrovillari, sareste dovuti andare a Bovalino oggi pomeriggio e a Roccella Ionica. Quindi un tour molto importante. Dicevo appunto, per presentare la mozione a porte aperte, lo dice già la parola stessa. Posso esprimere il mio pensiero, cioè pensando a questo titolo, diciamo così, a porte aperte. Lo dice la parola stessa. Il PD deve continuare a chiamarsi Partito Democratico, deve tornare ad essere il partito del popolo, deve essere in grado di ascoltare tutti e capace di dare voce a chi non ce l'ha. Deve rappresentare veramente l'anima del paese, giovani e anziani, lavoratori dipendenti e autonomi, e deve investire molto. Francesco, siccome mi hai detto di darti del tu, Francesco, questo partito deve investire molto sull'ambiente, sul lavoro e principalmente, permettimi perché sono assessora alla pubblica istruzione, ma non solo per questo, sulle scuole, scuole aperte a tutti e a tempo pieno, da nord a sud. Voglio rimarcare, da nord a sud. Perché poi le cose, chissà perché, si fanno prima e meglio al nord e poi al sud c'è sempre poi vediamo. Quel poi vediamo mi fa pensare che poi non si faranno. Quindi voglio proprio rimarcare questa cosa, da nord a sud. Io a questo punto passo la parola sicuramente al primo cittadino di Falerna, Giovanni Costanzo, per un suo saluto. Prego. Allora, grazie Leonilda e grazie soprattutto all'onorevole Giovanna Sanzare. Allora, io alle primarie, che speriamo che in fretta ci faranno votare, darò il mio voto a Francesco Boccia. Questo perché? Sia perché sto apprezzando molto le uscite e come è determinato nell'aggredire, diciamo, le situazioni che stanno emergendo, e anche perché sta facendo una sua campagna molto molto chiara, molto trasparente, fuori da alcuni schemi vecchi, no? Nel senso che Boccia è così come lo vediamo, nel senso che non ha alle spalle o da sopra qualcuno che l'ha investito, cioè non è un prestanome, no? Non è un prestanome in questo momento, non è un portavoce di qualcun altro. E lui con le sue idee, che ogni tanto possono, diciamo, essere più avvicinabili, alle volte di meno. Quello che voglio dire io qual è? Che in effetti anche oggi, voglio dire, no? Per chi fa politica, diciamo, a Falerno da un po' di anni, e qua ce ne siamo di quelli vecchi, io, c'è Franco e ci sono altri, no? Voglio dire, già 10 anni fa, 15 anni fa, in queste riunioni avremmo avuto, diciamo,
le 300 persone, le 200, c'è un momento, diciamo, di grande difficoltà, per non dire di tragedia, di catastrofe, da cui dobbiamo cercare di capire come uscire. L'ultima volta che ci siamo visti qua dentro è quando abbiamo ospitato l'onorevole Viscomi, che faceva era il nostro rappresentante, diciamo, della lista. Allora, Palermo, onorevole Boccia, è un paese un po' particolare, nel senso che dal 1983 nelle amministrazioni comunali, diciamo, quello che era il PC, poi è diventato PDS, poi è diventato PD, ma ininterrottamente riesce a vincere le comunali, anche se andiamo a vedere poi il voto nazionale, purtroppo è tutto il contrario, no? Stranamente siamo in un paese che, quando ci sono le nazionali, si spinge verso il centrodestra. Raramente, qualcuno di voi, poi siete tutti amanti di statistica, sa che ci sono state delle piccole eccezioni, le europee dell'altra volta e così, ma di fatto è un paese dove quello che c'era del PC, che poi si è unito anche con il meglio della cultura del dopoguerra democristiana, qua vedo io, diciamo, la famiglia Ciranni che è nell'emblema, però anche siamo riusciti, diciamo, a tenere questo comune. A livello però di partito siamo stati sempre, diciamo, esclusi un po' da tutto, perché siamo molto laici, nel senso che difficilmente ci leghiamo alle fazioni, difficilmente ci siamo legati, cioè abbiamo più o meno subito sempre tutto, abbiamo subito l'epoca dell'antirenzismo, poi del renzismo e via dicendo. Io che cosa mi aspetto però, provo adesso, perché scusa se sto prendendo l'abbraccio e vi dicevo, però io cosa voglio dire? Il momento è difficile, no? Nel senso che io che cosa mi aspetto? Mi aspetto che questa campagna, soprattutto se si affronta come la sta facendo l'onorevole Boccia, deve portare a marzo a un coinvolgimento importante per le primarie, quelle lì aperte, e deve darci in fretta un partito che in qualche maniera comincia a riemergere. Io mi aspetto però un partito che abbia sicuramente la forza di archiviare in una maniera serena quello che c'è stato fino adesso. Cioè, voglio dire, noi vogliamo un partito, ma penso di parlare a nome anche di altre persone del circolo, dove la pluralità sia una ricchezza. Però quando poi si fanno le scelte, la critica va bene, ma giocare contro il partito, c'è bisogno di un partito che accompagni questa gente che poi gioca contro alla porta, perché se non si arriva a questo, secondo me, in un momento drammatico, dove da questo momento di caos, che sarà sempre più caotico, non vorremmo che la ricerca poi dell'adulto nella stanza porti a una completa degenerazione del quadro politico italiano, con tutte le nefaste conseguenze che ci saranno. Perciò, ha ragione Leonilda, c'è bisogno di un partito, del Partito Democratico, e di un partito democratico che sia da argine, però che sappia anche riuscire a non cannibalizzarsi a vicenda. Io penso che l'odio che c'è, oggi per fortuna non si sente, ma appena ci mettiamo insieme noi di questo partito, si percepisce un odio che non si riesce a percepire. Io ho visto anche Martina, che dopo 2 anni, la cosa più incisiva, sembra che si sia svegliato, cioè non è riuscito con la stessa determinazione a fare opposizione quanto a Zingaretti gli ha detto: ah, ma tu alla terza media, quando io facevo la terza media, tu facevi già politica. Cioè, proprio anche veloce nell'attacco, sembra che l'unica sveglia che ci viene è quando dobbiamo giocarcelo uno contro l'altro, quando invece dobbiamo in qualche maniera, perché io non ho mai voluto etichette, c'è qualcuno che mi conosce, non sono stato né, io provengo dal PC, perciò, ma questo non vuol dire che poi non abbiamo anche saputo sostenere Renzi e abbiamo cercato di non bruciare in qualche maniera quello che si stava facendo, perché parliamoci chiaro, ormai è questa, cioè un governo sufficiente, appena sufficiente, quelli più generosi possono dire buono, sarà visto fra 10 anni rispetto a quello che abbiamo come l'età dell'oro. Perciò tocca anche a noi, appena si chiude questa fase, cominciare a dire
In ogni caso siamo stati più capaci di quelli che ci sono adesso e votateci perché in futuro saremo più capaci. Perché purtroppo ci vorrà molto più tempo in Italia rispetto a quello che potremo vedere in America, in Germania, ma un partito che sappia coniugare i diritti civili e i diritti sociali è più complicato da proporre in Italia. Primo perché noi abbiamo sempre visto, quando eravamo diciamo del PC molto ideologici, abbiamo visto sempre il diritto civile appannaggio del partito dei ricchi. Perciò trovarci oggi in un partito che qualche volta si sposta ha creato dei cortocircuiti. Probabilmente ci vorrà più tempo perché ancora un mix etnico della nostra popolazione porta ancora a far sì che la miniera dell'immigrato porti diciamo molto consenso alla parte contro di noi. È chiaro che il mio sogno è quello che si arrivi a un partito liberal socialista in qualche maniera che sappia fare tutti e due. Abbiamo avuto sempre il problema di attaccare il nemico sbagliato noi, no? Cioè, mentre attaccavamo la Democrazia Cristiana non ci siamo accorti che Berlusconi stava prendendo il potere. Attaccavamo Berlusconi e intanto ci hanno fottuto i 5 Stelle. Oggi è chiaro che il nemico è e sarà Salvini, però è normale che dobbiamo fare in modo che scompaia questa anomalia devastante dei 5 Stelle. Perché se no non ce la possiamo, perché un partito che è riuscito a, un movimento che è riuscito a prendere a sinistra e a fare questa cosa nefasta di portare questi voti direttamente a destra, chiaramente deve svuotarsi. E immagino che oggi, ma sia Boccia, ma devo dire anche Zingaretti, pensare che andiamo verso non un leader diciamo solo, ma andare verso un segretario, perché poi di questo si tratta. Cioè, io ricordo che il piacere Fassino che faceva il segretario, cioè il mediatore, perché è inutile. Oggi se non ripartiamo da una mediazione, rimettiamo insieme tutte quelle che sono le sensibilità, come siamo abituati a fare del nostro partito, si va poco lontano. Dopodiché da lì, avendo finalmente un segretario, perché io penso che oggi l'accusa che ci fanno di avere dei candidati, diciamo, poco leader e molto portati a fare il segretario è una cosa diciamo importante, e da lì bisogna ripartire e sicuramente bisogna essere d'argine. Dopodiché dobbiamo augurarci che anche in Italia, non dobbiamo vederla come una cosa sbagliata, nasca qualcosa di nuovo. Penso che questi voti dei 5 Stelle, ce lo possiamo dire con franchezza, non torneranno in buona parte verso di noi se siamo questi. C'è bisogno, e dobbiamo vedere non che io li voterei, però sicuramente augurarci la nascita di qualcosa a sinistra, magari non dispersiva come si è visto fino adesso, che sappia in qualche maniera riprendersi un po' di quei voti, e anche auspicare, se non siamo autosufficienti noi, qualcosa che possa nascere di centrista vicino, potrebbe portare forse un giorno a rivincere le nazionali, se no c'è poca strada per poter arrivare a rivincere. L'avete visto come funziona oggi la nuova legge elettorale? Tra i collegi e il proporzionale, se non sei maggioranza nei collegi, non vinci più. E siccome Salvini è riuscito a prendere la destra sociale e la destra liberista e l'ha coniugata, sta aspettando solo la fine biologica di Berlusconi per fare un cappotto che forse, almeno da quella parte politica, noi dall'altra non so se siamo in grado di racchiudere questi bisogni in un unico contenitore. Perciò io voglio dire, lo auspico, anche perché ho l'impressione che mentre tutte le catastrofi che stanno creando, che sono devastanti, alla fine se non succede qualcosa di economico, Salvini riuscirà in qualche maniera a tamponare, no? Anche perché lui, a differenza di Renzi, che ha dato questi 80 euro e poi c'è Renzi, lui non sta dando nulla, però sta promettendo, come dire, non vi ho tolto la Fornero, però è l'inizio, continuate a votarmi che poi continuerò. Il regalo incredibile che ha fatto a pochi con questa
questa tassazione allucinante, che tanti problemi, l'onorevole lo spiegava, poi lui è anche un esperto commercialista, sto fatto che oggi paghi una tassa, però solo l'anno dopo si vede se ci rientravi, se non ci restituisci, però anche lì, quello che invece speriamo continuerà a squagliarsi sono questi 5 Stelle, anche perché avete visto che sto reddito di cittadinanza era come pensavamo noi, è un aiuto giusto, come deve fare ogni governo, ai poveri, che però purtroppo quando arriveranno scopriranno che forse sono un po' meno poveri, ma sempre poveri saranno, a meno che non si dà la possibilità vera di entrare in un meccanismo. E anche l'altra forma di aiuto al lavoro è sempre un aiuto di sostegno nella ricerca di un lavoro che difficilmente arriverà, visto che hanno sbagliato la manovra. La promessa che sto ragazzo, diciamo meridionale, che era uno scienziato, che però non si è laureato per il cattivo Stato, che non riesce a dargli, che è un lavoro marginale, sottopagato, questa promessa che gli è stata fatta di renderlo libero e di dargli sto stipendio universale non ci sarà. Non essendoci, ed era questa la promessa, penso che i 5 Stelle, già lo state vedendo, che stanno tornando molto indietro, diciamo, e noi dobbiamo riprenderci i nostri spazi. Sono contento che grazie all'onorevole, era da mesi che non ci si riuniva più, no? Sì, non ci si riuniva, ricominciamo a vedersi, e bisogna che in qualche maniera riprendiamo anche noi la nostra voglia di entrare in gioco. Perciò in bocca al lupo all'onorevole e grazie veramente per essere venuto, ma c'è uno staff, io ho fatto delle chiacchiere con Alessia, con Francesco, molto giovane, dinamico, e noi per quello che ci può riguardare, purtroppo noi siamo uno di quei paesi dove poi un po' la politica si appiattisce, perché siamo l'amministrazione, poi si fa difficoltà a tenerla sempre staccata dal partito, però per quello che ci riguarda, con quel po' di credibilità che abbiamo anche nel circondario, io per la terza volta sono stato di nuovo votato consigliere provinciale qua nella provincia, per quanto riguarda anche i circoli vicini e via dicendo, cercheremo di portare questo elemento, diciamo, di laicità che tu porti nel nostro partito, perché è chiaro che andiamo ormai verso quello, andiamo verso un partito che torna a cercare di coniugare anche opinioni certe volte diverse, ma tenerle dentro, anche perché fuori da questo argine che stiamo creando non c'è speranza alcuna di bloccare questo declino e questa deriva. Grazie ancora. Grazie. Sindaco, ti lascio. Grazie. Dobbiamo fare dei detenuti. Sì, che stiamo cercando di recuperare nella manifestazione che abbiamo fatto a Roma, li abbiamo distribuiti a tutti, no? Ti do il mio, grazie per l'endorsement, per l'impegno, per quello che farai qui su questo territorio. Poi insomma, dopo vi proverò a raccontarvi quanto la mozione che abbiamo messo su, che non ho scritto io, perché molti dicono ma è la mozione di Francesco, ho spiegato ieri, penso in maniera molto efficace, a Castroville. È la mozione che abbiamo messo insieme tutti, molte cose, soprattutto sull'ambiente, in cui vi dirò, sono molto molto spinte e radicali, e sono figlie di valutazioni che abbiamo fatto insieme fino al 15 dicembre. Ovviamente io avrei voluto fare un percorso molto più lungo, non ci sono riuscito, perché fosse stato per me avremmo iniziato il congresso il 5 marzo, magari l'avremmo già finito. Finalmente abbiamo potuto iniziarlo a metà ottobre, e oggi tra Immacolata, Natale e Capodanno ci siamo ritrovati a girare l'Italia senza avere padrini o patronati alle spalle. Quindi questa è la tua forza. Questo è il simbolo del PD a Porto. Grazie, grazie, grazie. La parola alla professoressa Vittoria Pereira. Io di solito scrivo, non parlo, perché mi trovo in difficoltà a parlare, però voglio insistere su un aspetto che è stato rilevato, cioè è chiaro che la pluralità è un valore e quindi mi auguro che la pluralità ci sia sempre nel nostro partito. Io vengo da molto lontano, io sono nata, si può dire, in questo partito.
e da padre che fu il primo sindaco subito dopo il fascismo, il primo sindaco del PC, in un paesino come Complenti. Quindi sono nata in questo partito e soffro molto nel vedere le divisioni, ma le divisioni, ecco, non ideologiche, idee, gli attacchi personali che mi auguro non ci siano più, perché o che siano fatti a chiare lettere o sotterranei, si capiscono e sono una delle cause delle fughe. Ecco, Giovanni ha fatto un intervento politico, io mi voglio soffermare su questo aspetto perché non credo che sia una questione personale, ma penso di essere portavoce di una vasta parte del nostro partito, che nel vedere, nel sentire questi attacchi, magari si sono scoraggiati. Bisogna avere dei punti di riferimento precisi. Quindi giustamente diceva Leonilde che si mantenga il nome, ma siamo disorientati nel non vedere più le persone, perché le persone in cui avevamo molta fiducia sono svincolate, ebbene, sono andate via, pazienza, purché chi rimanga rimane e si uniformi alla maggioranza, che è una regola della democrazia. La minoranza deve seguire la maggioranza, questa è una regola della democrazia. A noi non piace questo governo, però c'è, la maggioranza lo ha votato, anche se poi, insomma, non lo ha votato perché nessuno è andato a votare pensando che saremmo messi insieme. No, ognuno ha votato uno dei due partiti, quindi anche questo è una cosa da rilevare, visto che ci hanno detto spesso che noi non eravamo un governo voluto dal popolo perché il leader non era stato votato. Allora, questi non sono stati votati come governo, eppure governo, e abbiamo accettato questo. Ma quello che a me interessa in questo momento è appunto l'unità nell'interno del partito. Tanto ne abbiamo subito battaglie. Ecco, io vi dicevo, io sono nata in questo partito e purtroppo in quel periodo vi era la lotta dai pulpiti, dalle chiese. Quindi io mi trovavo bambina che appena capivo con un padre comunista e la chiesa che tonava contro i comunisti. Io ce l'ho il manifesto della curia di Piacenza, lo conservo a casa, dove si parla di apostati, di comunisti che devono andare all'inferno, dove si dice tutto ciò che non può fare, non fa danno a una persona adulta, ma fa danno a una bambina. E io chiaramente tra la chiesa e mio padre ho scelto mio padre, ma con una sofferenza che credo di avere superato soltanto verso i 16-17 anni, quindi una sofferenza profonda. E abbiamo sopportato poi, affrontato tutte le altre lotte, penso ai carri armati di Praga, tutto ciò che c'è stato, le contraddizioni storiche, le contraddizioni interne, e le abbiamo superate perché avevamo delle idee in cui credere, delle persone che leggevamo sull'unità le loro opinioni e quindi ci davano un orientamento, ci davano fiducia. E purtroppo la cosa più triste per me è avvenuta l'anno scorso, quando facendo politica per le riforme istituzionali, cercando di convincere le persone, mi sentivo rispondere: ah sì, ma come dobbiamo votare, come dice D'Alema o come dice Renzi? Per me questa, dopo tutto quello che durante tutta la vita ho subito, perché non era facile affrontare le situazioni che a livello internazionale si proponevano. Però questa per me è stata la cosa che mi ha bloccato. E come ha bloccato me? Ha bloccato gli altri. Perché io mi chiedo, dov'è il 40% che siamo andati a votare a favore delle riforme istituzionali? Perché diciamo questa grande sconfitta? Certo, abbiamo perduto, ma se eravamo solo noi ed eravamo il 40%, perché il PD non è riuscito a tenere questo 40%? Siamo noi quel 40%, ma nessuno parlava.
nei salotti della RAI, eppure c'eravamo noi al governo, nei salotti della RAI sentivamo soltanto parlare male delle riforme istituzionali. E dove eravamo noi? Perché non abbiamo parlato? Non abbiamo parlato perché non sapevamo che fare, perché la risposta era questa, da chi dobbiamo seguire? E questa è stata la ferita più grave che abbiamo potuto subire. Allora, riprendiamoci, cerchiamo di riprendercelo col 40%, perché quel 40% siamo noi, quanto tutti gli altri erano contrari. Quindi soltanto con l'unità, io credo, con l'unità interna, e in modo che anche le primarie stesse, negli ultimi tempi sono state delle elezioni che hanno portato poi dei risultati favorevoli, perché hanno portato poi delle lotte interne. E allora il gruppo che si presenta per le primarie, che poi sia gruppo, che sia un gruppo dirigente, sia un gruppo di segreteria, ma per favore non ci fate vedere più le lotte che ci sono state fino a questo momento. E io chiudo con questo, forse sono stata molto appassionata, ma ho detto le cose come così. Prima di passare la parola al dottor Francesco Carito, coordinatore provinciale mozione a Porte Aperte, volevo sapere il pensiero dell'onorevole su una cosa che leggiamo sulla stampa e io ho sentito ieri sera guardando un programma. È vero che il PD parteciperà alle elezioni senza simbolo? Brava. È possibile questo? No. No. Ieri, almeno dal mio punto di vista, no. No, ieri c'è stato un dibattito, come capita durante la fase congressuale, penso scatenato da un'intervista rilasciata da Zingaretti al Messaggero. E intervista nella quale Zingaretti ipotizzava una possibile lista unitaria nel caso in cui ci fosse stata un'alleanza vasta. Io penso che sia intanto prematuro dirlo. Io ho precisato che, avendo il PD sulla pelle e nel cuore, ed essendo già il PD il risultato di una grande lista aperta, perché il PD è il partito del vivo, noi ci abbiamo messo 10 anni, io il PD l'avrei fatto nascere nel 96, non nel 2007, però già allora i gruppi dirigenti dei due principali partiti che diedero vita al PD, DS e Margherita, sono testimone di quella fase storica, perché sono tra quelli che tentò di convincere Romano Prodi nel 2006, una notte abbastanza complicata con pochi altri, ad andare dritto e a non farsi condizionare dai diktat di Rutelli e Fassino, che non volevano le liste unitarie del 2006, perché le storie poi hanno sempre un prologo da qualche parte, e alla fine Prodi, con il quale io avevo avuto il privilegio di collaborare e di lavorare, riuscì ad ottenere solo la lista unitaria dell'Ulivo, se vi ricordate, nelle elezioni del 2006, solo alla Camera. Al Senato i due partiti andarono separati e guardate, quello è un errore storico tra quelli clamorosi degli ultimi 20 anni, perché noi non vincemmo le elezioni al Senato, dove andammo separati con DS e Margherita, e quella mancata vittoria al Senato condizionò quella legislatura che finì nel 2008. Prodi pagò la sua esagerata correttezza, perché impose la lista unitaria, Rutelli e Fassino mollarono sulla Camera, pretesero di fare loro le liste separate al Senato per condizionare il governo, alla fine gli italiani già allora ci punirono e l'Ulivo ottenne un risultato diverso dalla Camera al Senato. La Camera vincemmo facile, al Senato pareggiamo quasi, se vi ricordate avevamo 2 o 3 senatori di differenza, devo dire il centrodestra, diciamo, fece quella grande porcheria che fu il Porcellum, perciò, perché noi avevamo il vento in poppa in quei 6 mesi, avevamo vinto le regionali del 2005,
insomma, non vorrei chiamare la storia per giustificare il mio punto di vista, perché il mio punto di vista è sempre lo stesso. Io faccio politica perché ho sempre creduto nel partito unico dei progressisti, dei riformisti, della sinistra italiana, eccetera, chiamatelo come volete, di quella cosa lì che ci fa stare tutti insieme. E francamente non inseguo delle sirene che non ci portano da nessuna parte. Quindi la mia risposta ieri è stata: se noi abbiamo la necessità di allargare, di fare un'alleanza sociale mettendo dentro il volontariato, l'associazionismo, tutte le sensibilità ecologiste che abbiamo nel paese, sono benvenuti nel PD. Non basta il PD, e per tenere tutti dentro facciamo una lista, diciamo, che ha come punto di riferimento il PD, discutiamone, ma non esiste che si toglie il simbolo davanti. Primo. Secondo aspetto, non marginale, fai una lista unitaria per far cosa? Perché se il modello è marcia, la risposta è no. Cioè, in questo momento, non voglio anticipare una parte del mio intervento, ma in questo momento è evidente che noi dobbiamo, e dal congresso deve venire fuori, riportare il PD sui nostri principi fondativi. E se guardiamo all'Europa, significa guardare più a Corbyn, più a Podemos e Sanchez insieme in Spagna, più ai Verdi tedeschi, più alle esperienze, alla sinistra portoghese. Cioè, noi dobbiamo mettere insieme, perché purtroppo il Partito Socialista è collassato dove? In Francia, in Germania, dove ha governato con la destra e con i conservatori finendo nelle sabbie mobili. Non è più riconoscibile l'SPD in Germania, il Partito Socialista francese addirittura è andato quasi alla scomparsa, perché la sinistra ha smesso di fare la sinistra. Allora, o noi rimettiamo insieme tutto quello che però con un libro avevamo già messo insieme. Il PD è quella roba lì, cioè il PD è un'alleanza sociale figlia di chi pensava che mettendo insieme il solidarismo di derivazione socialista, cattolica, marxista, cioè mettendo insieme tutte le forze politiche che facevano della centralità della persona un punto fermo e delle politiche pubbliche un modello di redistribuzione delle risorse, delle opportunità e delle ricchezze, indicava una rotta alla società. Io l'avevo capito così il libro, ed è la distinzione tra noi e la destra, che in realtà riteneva che il mercato potesse regolare in qualsiasi momento e automaticamente i fenomeni. E la distinzione culturale tra la sinistra e la destra resta questa: la centralità della persona, il solidarismo da un lato e il mercato dall'altro. E se noi facciamo saltare queste divisioni, che sono storiche e culturali, la gente non ci capisce più. Poi non possiamo chiederci perché non ci votano. Se tu non gli dai più i punti di riferimento, non ti votano più. Quindi ho fatto un po' lunga, ma la risposta è no. No, è ottima. È quella che ci piace. Prego, dottor Prego. Buongiorno a tutti. Allora, ringrazio intanto chi mi ha preceduto, Leonilde, la professoressa, Francesco soprattutto, per essere qui. Allora, intanto io sono una voce critica del PD, sono abbastanza polemico, visti i fatti degli ultimi anni. Io oggi penso sia un'occasione, perché comunque gli incontri tra noi non avvengono molto spesso, tra noi del PD. Era da tanto che non ci riunivamo, quindi appunto la vedo come un'ottima occasione. Per noi giovani, io comunque ho 25 anni, per gente come me che si affaccia al PD oggi come oggi non è facile, non è per nulla facile, spesso trovano un muro davanti a loro. Quindi questa gente, questi ragazzi che hanno comunque entusiasmo, passione, come possono esprimerla all'interno di un partito visto come oggi il Partito Democratico? Io penso che invece la mozione di Francesco a porte aperte sia proprio un modo nuovo di concepire il Partito Democratico, e come dice Francesco nella sua mozione, sarà comunque, il Partito Democratico sarà una scuola di formazione permanente, aperta comunque a un nuovo millennio, perché comunque ci abbiamo a una nuova era.
E questo per poterlo fare comunque bisogna selezionare le persone adatte, i mezzi giusti, delle strategie che insomma sono fondamentali oggi come oggi, visto che negli anni si sono andate perdute tutte queste. Che cosa è successo negli ultimi anni? Abbiamo visto nell'ultimo anno soprattutto, abbiamo visto salire la Lega al governo assieme al Movimento 5 Stelle, cosa che per me insomma, oltre che da tesserato PD, da calabrese, per me è stato un brutto colpo. La Lega è comunque riuscita a salire al governo grazie ai social network, cosa sulla quale noi eravamo molto impreparati. Francesco confermerà questo, visto che Francesco fa della digitalizzazione una battaglia importante, innovazione e digitalizzazione. Il nostro senatore calabrese al governo, io dico il nostro perché come ben sapete è stato eletto in Calabria, paradossalmente è stato eletto in Calabria, sta facendo promesse, però ci sta portando indietro di tanti anni, a partire dalla gente in mezzo al mare, passando per le coperte dei clochard bruciati, insomma stiamo veramente tornando indietro di molti anni, quindi anziché andare avanti andiamo indietro. E questo PD è quello che deve, cioè è l'alternativa, deve essere l'alternativa a questa gente qui, deve essere l'alternativa alla Lega, a questo modo di ragionare. Anche qui da noi la Lega si sta organizzando, io sono di Lamezia, ho visto abbiamo un nostro rappresentante lì al governo, hanno fatto promesse su promesse, hanno promesso di far finire il commissariamento del comune di Lamezia, che tra l'altro è un compito del ministro Salvini, visto che è il ministro dell'interno, però questo ancora non è avvenuto. Ha promesso di dare una mano ai precari di Sacal, e per questo ringrazio Francesco per gli incontrati ieri, una cosa molto molto importante vista la situazione che stanno vivendo. Insomma sono dei venditori di fumo, c'è poco da fare. E in tutto questo noi che cosa stiamo facendo? Pensiamo alle correnti, pensiamo a litigare, pensiamo alle aree interne, a chi sta con chi, a chi mette like, a chi sui social. Io penso che è il tempo di smetterla. E questa mozione di Francesco a Porte Aperte penso punti proprio su questo, cioè bisogna smetterla di litigare tra di noi, fare questa guerra tra poveri e aprirci a un nuovo mondo, a una nuova era. Dobbiamo ripartire da capo. E Francesco propone di ripartire dai circoli, che penso siano alla base di questa sinistra, di questo Partito Democratico, è la digitalizzazione di essi. Quindi avere la possibilità di digitalizzare proprio i circoli con smartphone, tablet, perché comunque la digitalizzazione porta a maggiore trasparenza e quindi anche trasparenza nelle decisioni di partito. Io ringrazio tutti per l'attenzione, faccio un grosso in bocca al lupo a Francesco e a tutti noi per il futuro e per il futuro del partito. Grazie. Dottoressa, coordinatrice regionale, sumazione. Mi devo alzare in piedi? Come vuole. Io sto pure comoda seduta, se mi vedete e mi sentite. Buongiorno a tutti. Io coordino a livello regionale la mozione di Francesco, ho accettato di fare questo perché è importante avere un partito a porte aperte. E che vuol dire un partito a porte aperte? Un partito che consente a persone come Francesco Carito di potersi esprimere, di trovare una casa proprio nel partito a cui sente di appartenere, perché fino ad oggi non è stato proprio così, perché se lui è la voce critica, a me mi avete detta sicuramente più e più volte rispetto anche alla situazione che vive oggi il partito provinciale. Giovanni ha fatto un intervento molto bello, molto appassionato. Voi avete vissuto anche la campagna elettorale di Giovanni per le provinciali e sapete bene che Giovanni, che non è stato candidato col Partito Democratico, perché ha trovato un muro, perché se fosse stato candidato nel Partito Democratico non sarebbe stato eletto, perché il Partito Democratico non era a porte aperte per Giovanni, un sindaco bravo, un sindaco esempio di buona amministrazione. Perché? Perché alle elezioni provinciali il Partito Democratico è stato il partito di una corrente, una sola, non delle correnti, addirittura di una,
che aveva il monopolio del partito provinciale e che lo attiva quando fa comodo. Quindi Giovanni non è potuto essere oggi consigliere provinciale del Partito Democratico, e questo ci spiace molto perché lui incarna tutti i valori del Partito Democratico, come li incarna Francesco, che su Lamezia si occupa di tantissime cose concrete, si è occupato di lotta alla prostituzione, di precariato, di lavoro, di ciò che concerne i giovani, del teatro che sta chiudendo, degli impianti sportivi che stanno chiudendo. E che succede? Il partito lo valorizza? No, il partito gli dice: tu non puoi intervenire su queste cose, a che titolo lo fai? La tua passione non ci interessa perché tu hai bisogno del pennacchio per fare politica. E questo è inaccettabile, perché la passione va valorizzata. Qua abbiamo un partito molto spesso di dirigenti, pochi e maschi, molto spesso. Io ho scritto sulla stampa molte volte che il Partito Democratico regionale è diventato un club privé, spesso per soli uomini, spesso molto chiuso, che fa riunioni che sembrano riunioni carbonare. Ma non è questo il partito che vogliamo, perché non è un partito a porte aperte, perché ci fa perdere pezzi importanti della nostra società, non solo del nostro partito, perché noi attorno al partito, attorno a noi, nel nostro vivere quotidiano, a Falerna come negli altri piccoli comuni che vanno valorizzati, abbiamo tutto un mondo che a livello calabrese facciamo finta di non vedere, perché diciamo abbiamo il potere, abbiamo i governi a tutti i livelli, abbiamo i ruoli e tutto quanto, non ci serve ascoltare e incontrare la gente, non ci serve il partito, che diventa un partito di plastica. Non va bene così, non è un partito a porte aperte. La segreteria provinciale, spesso annunciata, da un anno e passa, annuncerò la segreteria provinciale, un'organizzazione, una struttura, uno scheletro per questo partito, per poter fare le cose, anche solo sensibilizzare su quello che sta accadendo oggi in tutte le piazze italiane, una lotta, una manovra fatta male, che magari Francesco, che è un economista, sappia spiegarci ancora meglio. Noi non metabolizziamo quello che succede, non facciamo da scudo alle cose negative che purtroppo dobbiamo subire a causa di questo governo, che è una sorta di mutazione genetica a livello amministrativo centrale, ma a livello di proposte molto spesso siamo carenti, come siamo carenti anche a livello di incontro, perché, come ha detto Giovanni, sono rare le occasioni in cui ci guardiamo in faccia, le cose ce le diciamo e ci scontriamo, va anche bene, è una ricchezza pure scontrarsi, ma almeno ci siamo qui, siamo veri. Il partito a porte aperte è un partito dove le persone ci sono, i circoli sono veri, sono reali, non sono virtuali, non sono una partita a scacchi o a dama dove si gioca a chi ha più tessere virtuali, si gioca come in un videogame. I circoli sono fatti di persone vere, di persone come Francesco Carito, che ha la voglia di fare la politica vera, di persone come Giovanni, ma come tutti voi. Cioè, è venuto il segretario da Grimaldi, i tesserati da Grimaldi che sono venuti qua con noi, che non è proprio dietrissimo l'anno, sono venuti per essere qua, per poter dire anche la loro. E questo è importante, questa è la comunità che va ricucita. Col simbolo del PD, con i valori del PD, però noi dobbiamo dire quali sono questi valori. E si parte dai valori della trasparenza, delle regole, quelle vere, non quelle fantocce, perché noi viviamo organismi che non funzionano, segretari autoreferenziali, circoli inesistenti su Catanzaro. Io sono scritta per il Catanzaro, all'unico circolo esistente, gli altri mai sentite, non so neanche chi siano i segretari, no? Quindi non è questo il partito che abbiamo in mente. Quindi partendo da trasparenza, regole chiare, poche, non è che dobbiamo fare i burocrati del nostro partito, anche perché troppe regole, poi non riusciamo neanche ad esprimerci bene, però regole poche e chiare, quelle che ad esempio un altro candidato alla segreteria nazionale, che è Giachetti, non rispetta proprio per partito preso. L'abbiamo visto un po' con la raccolta delle firme, che è una procedura un po' macchinosa, ma che va rispettata, e lui non ha rispettato, ma anche per il fatto che la Commissione Nazionale di Garanzia gli ha detto che deve scegliere tra la carica di consigliere comunale, perché lui è stato candidato sindaco di Roma,
è deputato del Partito Democratico. E lui non ha scelto, ha fatto nicchia, se ne è fregato anche della stessa commissione nazionale del suo partito. Quindi non è proprio così che si è riguardo. Speriamo che riguardo, perché così sembra, no? Secondo me non sta partendo proprio, almeno in Calabria non è partito, quindi l'arrivo non, spero che non ci sia, anche perché quando viene sta. È venuto più volte su Reggio Calabria, nel Catanzarese non si è mai visto, invece noi comunque ci siamo e presidiamo un territorio importante. L'assessore, la coordinatrice del circolo, che è stata una piacevolissima scoperta e che spero di continuare a scoprire maggiormente vista la competenza che ha dimostrato e che voi conoscete sicuramente meglio di me, io l'ho conosciuta adesso, ha parlato di delle differenze fra nord e sud, sì. Perché adesso si parla molto di autonomia differenziata, di autonomia delle regioni del nord, a scapito di fatto alle regioni del sud, che non vuol dire parassitismo, stratificazione della clientela, vuol dire valorizzare, però prenderne atto che c'è chi negli anni per mille motivi è rimasto indietro e va aiutato. E il Partito Democratico deve valorizzare anche questo, non deve lasciare nessuno indietro, né le persone né i territori. Ecco perché la mozione a porta aperta è una mozione che mette al centro il territorio, i territori, e lo fa anche su un tema che a me sta particolarmente a cuore, su cui anche sui giornali ho fatto una testa tanta un po' a tutti, che è quello della parità di genere, che si è perso, che a volte è trascurato, diventa secondario e tutto il resto. Invece la mozione a porta aperta è la unica mozione congressuale che parla di doppia preferenza di genere e di quote di genere nelle leggi elettorali. A livello comunale già lo vivete ormai da un po' di tempo, il fatto che ci siano anche donne, che ci siano anche assessori donne brave come la dottoressa Cosentino, è la normalità. Invece ci sono regioni, tra cui la Calabria, che questa cosa non l'accettano, che non vogliono riformare la legge elettorale per inserire anche alle donne la possibilità di concorrere come gli uomini nel gioco elettorale, nelle sfide elettorali. Nella mozione a porta aperta si parla anche di conferenze territoriali delle donne, perché ci sono donne appassionate che fanno politica, donne tra virgolette non per motivi anagrafici ma per passione storica dei territori come la professoressa. Ci sono, ci siamo, vogliamo fare, vogliamo esserci, vogliamo dire la nostra, ma vogliamo anche incontrarci. Queste conferenze territoriali, trascurate, sono importanti da riprendere per vederci, per mobilitarci anche per questioni amministrative, politiche, legislative, tipicamente femminili. Per questo io chiedo a Giovanni, chiedo all'assessora, siccome stiamo portando in tutte le amministrazioni comunali, calabresi, la proposta di legge ad iniziativa dei comuni sulla doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale. Io la darò anche a voi, approvatela in consiglio comunale, per sollecitare un governo regionale, un consiglio regionale arroccato, non proprio a porte aperte, chiamiamolo. No? Detto questo, si è parlato di Movimento 5 Stelle e di Lega, che sul territorio il Movimento 5 Stelle da noi ha preso oltre il 50%. Francesco ieri l'ha sottolineato, magari in maniera che è stata poi carpita maliziosamente, è stata poi interpretata male, è successo un casino. Però quello che diceva Francesco, giustamente, è che io faccio mie le sue dichiarazioni. Io dico, in un luogo dove i 5 Stelle hanno preso oltre il 50%, si può dire, o è una parolaccia, una bestemmia, che si deve chiudere un ciclo, perché se no, loro prendono il 50, noi prendiamo il 13, dobbiamo chiudere un ciclo inteso anche come modi e metodi di fare politica a sinistra e aprirne uno nuovo, perché se no, se loro rimangono col 50 e noi rimaniamo col 13, noi abbiamo scarso potere di incidere e governiamo, governiamo i comuni, governiamo la regione. Quindi chiudere un ciclo vuol dire anche esaminare la situazione, non avere i paraocchi, non avere falsi e cattivi consiglieri quando si decidono le cose.
il fatto che Matteo Orfini abbia convocato, presumibilmente per la settimana prossima, il notabilato del Partito Democratico per decidere le sorti del Partito Democratico calabrese fa parte del vecchio ciclo di fare politica. Perché se tu prendi quattro maschi totalmente delegittimati, quasi tutti, rispetto all'operato fino ad oggi fatto, che possono trovare una nuova legittimazione coinvolgendo la passione e l'energia che c'è, va bene. Ma se si chiudono di nuovo in quattro in una stanza e decidono che cosa sarà di noi, dopo averci trattato come un comitato elettorale permanente oppure una passerella permanente per magari VIP che venivano non sui territori, nelle grandi città, così non va bene. A porte aperte riparte dai territori. Noi in questi due giorni di fitti appuntamenti e nei territori che siamo voluti arrivare, a Falerna, a Castrovillari, dovevamo andare a Bovalino, siamo andati a Lamezia. Dove si può andare? Noi andiamo sul territorio per incontrare le persone che sono state marginalizzate, anche a volte per motivi geografici. No, il paesino non ci interessa, porta pochi voti, non va bene. Ma le energie, Francesco Carito, poteva essere anche, non so, di Grimaldi, che è un piccolo paesino, e noi ce lo lasciamo scappare? Io direi di no, visto che energie e passione ce ne sono tante. Riprendere i voti del Movimento 5 Stelle, che alcuni sono nostri voti, ma io vi dico di più, e lo dico anche a Francesco, perché io molti del Movimento 5 Stelle li conosco qua, perché la Calabria è abbastanza piccola, anche nei luoghi ci conosciamo tutti. Ma tu lo sai che molti hanno un'ideologia, hanno sempre votato a sinistra e hanno trovato un PD non a porte aperte, a porte strachiuse, e non hanno potuto nemmeno dire la loro, figurati candidarsi. E quindi hanno detto, guarda, c'è spazio lì, ci hanno chiamati lì, posso dire la mia, sono un geologo, sono un professionista e tutto qua, perché non è che sono tutti scemi, no? E ci sono anche professionalità importanti che hanno trovato un muro da noi perché non ascoltiamo più e sono andati altrove. Questo non va bene, questo ci porta a perdere, come dicevo prima, dei pezzi della società che non ci possiamo più permettere di perdere, no? Una sorta di tettonica zolle per cui il terreno è sempre più friabile, si stacca e va da un'altra parte. Non va bene, dobbiamo ripartire dagli errori della dirigenza, ma ripartire anche da noi, quando ci vediamo, ci incontriamo. Più volte ci saranno magari altre occasioni con Giovanni anche di collaborare, di vederci anche con tutti voi, perché ripartire dal territorio vero e dalla realtà. E soprattutto, come ha detto Carito, essere adeguati con le sfide attuali. Quindi anche, siccome hanno fatto un governo tramite i social, noi dobbiamo anche digitalizzarsi, dobbiamo essere presenti anche in un mondo virtuale, ma con la consapevolezza di metabolizzare le nostre proposte, la nostra azione politica, nel mondo reale. E con questo vi ringrazio e passo la parola a Francesco. Ho apprezzato molto, dottoressa, l'intervento che lei ha fatto, ma soprattutto perché ha parlato di parità di genere. Se non l'avesse fatto, ha fatto bene. Se non l'avesse fatto, glielo avrei chiesto. Lei sa, e sappiamo tutti, che ci sono ancora delle forti discriminazioni fra uomini e donne, in politica, nella società, specialmente nei posti di lavoro. Donne che prendono stipendi inferiori agli uomini, questa è proprio una vergogna, devo dire. E quindi bisogna fare qualcosa. Pene molto leggere per quanto riguarda i femminicidi, questo lo devo dire, esatto, perché ce ne sono troppi, ma perché forse non vengono, le pene forse sono troppo leggere. Penso che si dovrebbe un po' rivedere tutto questo. Io ritengo che la componente femminile è molto importante in tutti i campi, politici, di lavoro, nella società in genere, nella famiglia, e quindi deve essere fortemente valorizzata. Io credo molto in questo partito anche per quanto riguarda la valorizzazione femminile. Grazie. Grazie a te. Prego, onorevole, a lei la parola. Grazie. Ma intanto perché c'è un problema di numeri, più andiamo avanti meno saremo noi uomini, meno siamo, più evidente che
diciamo, decideranno loro, quindi tanto vale. No, tanto vale, come mi capita di dire spesso a casa dove sono circondato, in casa abbiamo già rimesso lo scettro da te e la società, tanto vale fare subito un accordo, così dopo chiediamo almeno di essere risparmiati. Un armistizio. No, penso che guardate, io sono uno di quelli che 10 anni fa, forse perché si è così quando si è giovani, 15 anni fa, e penso che se lo chiediate oggi ai ragazzi mi diranno la stessa cosa, non pensavo che fossero necessarie le quote, perché dicevo, ma la società sta cambiando, mi guardavo intorno e vedevo le aule universitarie sempre più piene di donne, poi sono diventato docente universitario, guardavo dall'altra parte l'aula e vedevo più teste femminili che maschili, e poi li vedevo uscire dagli esami e vedevo i punti più alti sempre alle donne rispetto agli uomini, e dicevo, ma ragazzi, sta accadendo, cioè è vero quello che si dice, è vero che ci sono salari diversi, salari più bassi, e ci sono meno opportunità, ma sono sempre stato convinto che nella evoluzione naturale della società poi ad un certo punto c'è un momento in cui le cose si regolano. E invece 10 anni fa, con Enrico Letta, Alessia Mosca e altri colleghi in Parlamento, facevamo una norma che è servita molto ed è la dimostrazione di come a volte le quote possono servire per rompere un muro. Poi una volta rotto il muro non hai più bisogno, perché la società si regola autonomamente. Mia idea, perché facevamo una norma, non so se ve la ricordate, che imponeva alle società quotate almeno un terzo di genere diverso. Ovviamente nelle leggi non si scrive uomo o donna, che si chiama, per scontato che il nodo sia la parità di genere. E è successa una cosa straordinaria. Nelle società quotate, che in quel periodo erano poche, molte banche, il 97-98% erano uomini. E tu quando chiedigli perché, non solo erano uomini, ma erano anche uomini anziani, perché era il risultato di un mondo chiuso in se stesso, molto chiuso, rispetto al quale decidevano solo alcuni pezzi di establishment. E ad un certo punto, quando noi abbiamo fatto quella norma, li abbiamo obbligati, pena delle sanzioni, sono stati obbligati a dire, oh, andiamo a vedere chi sono le donne professioniste, commercialiste, in alcuni casi giuriste, e ovviamente c'erano, ci sono, e sono stati obbligati ad arrivare ad un terzo per le società quotate. Questa cosa ha creato un circuito virtuoso che ha portato quasi naturalmente mondi che c'erano ma non avevano il passepartout per entrare, ad entrare. E la norma aveva un termine, e quel termine è stato abbondantemente usato, nel senso che ora avviene in automatico. Lo dico perché Alessia fa una battaglia straordinaria che io ho fatto mia nella mozione. Lo dicevo prima al sindaco, questa non è la mia mozione, è la nostra mozione. Io, insomma, se avessi avuto già per 6 mesi, come dicevo ieri a Castrovillari, come ho detto a Lamezia, lo avrei fatto volentieri, è faticosissimo. Però penso che l'unico modo che abbiamo per ricostruire il partito alle fondamenta è viverlo il partito, girarlo. E ho raccolto una serie di contributi, li ho raccolti sull'innovazione tecnologica, come ricordava Francesco prima, perché penso che non la mia mozione, ma il nostro partito debba coniugare diritti e innovazione, perché viviamo in un tempo molto condizionato dalle nuove tecnologie, ma un tempo in cui tu hai bisogno di certezze sui diritti. Mai come in questo momento dobbiamo riaggrapparci ai punti fermi della nostra vita. E il diritto al lavoro non è mediabile, non è negoziabile, è un diritto e basta. E non solo perché è scolpito nella nostra bellissima Costituzione, ma perché senza il lavoro l'essere umano non ha dignità, e senza quella dignità l'essere umano non vive, non può pensare di affrontare la vita quotidiana con il proprio talento,
perché quel talento viene umiliato, perché quel talento viene emarginato, perché quando ti tolgono il talento, che è quello che ognuno di noi sa fare, ognuno di noi sa fare qualcosa, e ognuno di noi sa farla perché è il risultato della propria passione, può essere arte, può essere una propensione alla manualità, può essere una cosa che hai dentro e che tiri fuori, e ognuno di noi lo fa in maniera diversa rispetto all'altro. Non esiste uno che sa far tutto bene, uno che fa tutto male. Ognuno di noi sa fare alcune cose bene e altre guarda l'altro e cerca di apprendere dall'altro, di imparare dall'altro. Il diritto al lavoro, come il diritto alla casa, come il diritto alla cura, il diritto all'assistenza, il diritto all'istruzione, il diritto alla sicurezza, al sentirsi protetti, sono diritti che uno Stato moderno non può non garantire a tutti in maniera adeguata, per non parlare dei diritti civili, che non possono essere tolti ad alcuni solo perché sono diversi per ragioni etniche, sessuali, religiose. Questa è una società che noi possiamo interpretare di nuovo in maniera adeguata, e anche al tempo di questi qui, dei quali non ci libereremo. Quindi è bene che conviviamo, ma è bene che conviviamo spiegando, soprattutto noi che abbiamo qualche anno in più, quali sono i binari dentro cui poi la società si muove anche con questi qui, che si fa molto più business, ma ci sono molte più sperequazioni. Se faccio un click e faccio arrivare un bene che potevo comprare in un negozio a casa mia, io che faccio politica devo essere sicuro che quel bene che arriva a casa mia determina il pagamento delle imposte di chi me lo manda a casa, perché se chi me lo porta a casa non paga le tasse, perché è una multinazionale americana, non solo ha tolto business al commerciante piccolo che chiude, ma poi mi sta togliendo il gettito fiscale che a me serve per pagare gli ospedali, le scuole, la magistratura, la polizia. E se io questa cosa non la dico, perché è più facile essere amico dell'amministratore delegato della multinazionale rispetto alla condanna politica di una cosa che è bella ma si deve fare rispettando la nostra comunità, io non ce l'ho con Amazon, ma solo quando Amazon pagherà tutte le imposte, quando Amazon pagherà i lavoratori in maniera dignitosa, dando un lavoro a tempo determinato, non il lavoro a cottimo, fino a quando io non vedrò i ciclo rider avere dei salari adeguati, perché altrimenti diventano sfruttati come i caporali sfruttavano e sfruttano le persone in campagna, così oggi c'è il caporalato digitale, non c'è un uomo che va in piazza a raccogliere i lavoratori come si fa nelle campagne, che ne combattiamo. Ora basta un click per reclutare persone che lavorano a ore. Ora, un grande partito di sinistra e di massa, tutto questo non può non condannarlo. E tu costruisci una società con regole rigide, nuove, chiare, e poi sono tutti benvenuti. Tu fai innovazione tecnologica, sei benvenuto. Questa innovazione ha portato me a fare una norma su Poste Italiane che valorizzerà di nuovo gli uffici postali. Li stavano chiudendo e gli dicevo: ragazzi, è vero che non si spediscono più lettere, tranne qualche lettera d'amore o qualche romanzo, possono fare, ma possono ricevere i pacchi. Siccome noi siamo inondati da milioni di pacchi, perché al tempo del commercio elettronico arriveranno pacchi da qualsiasi parte del mondo, dove li lasci i pacchi se le case sono chiuse, se la gente lavora il pomeriggio? Riadattiamo gli uffici postali sul territorio in maniera capillare. Ci stanno i carabinieri, le chiese e gli uffici postali. E io dico, scherzando, a volte aggiungo, e il PD dovrebbe essere. Dobbiamo tornare a far sì che ci sia anche il Partito Democratico. Lo dico perché la mozione che ho costruito è figlia di tutti gli input che ho ricevuto. Alessia mi ha trasmesso con altri colleghi del partito, altre colleghe, la necessità della parità di genere. Io la battaglia sulla preferenza, sulla doppia preferenza, la farò fino in fondo. È vergognoso che ci siano regioni che non hanno la doppia preferenza, tra queste la mia,
la Regione Puglia non ha la doppia preferenza. Perché non ha la doppia preferenza? Perché siccome i consiglieri regionali uscenti sono sempre uomini, ogni volta che Mandi lo fece, ci proponendo, ora ci riproverà Emiliano, Mandi la norma, c'è sempre il voto segreto e sono così vili gli uomini da votare per se stessi. Poi si nascondono col voto segreto e non ci mettono nemmeno la faccia. Lo ridiremo in tutte le regioni italiane. Da noi ce l'hanno messa la faccia. No, infatti, devo dire, da questo punto di vista la Calabria ha dimostrato di essere una regione più coraggiosa della Puglia. Nella mia regione gli uomini sono ancora vili, si nascondono dietro il voto segreto e non consentono alle donne. Una roba che invece, io sono stato consigliere comunale e quando facciamo le competizioni di consiglio comunale, quando si va in cabina, trovi lo spazio per un uomo, lo spazio per una donna. E voti chi vuoi, ne puoi votare uno, ne puoi votare due. E penso che questo modello di selezione della classe dirigente sia utile a tutti, perché si crea una chimica, una integrazione, un'interlocuzione nelle istituzioni che serve, che anche poi la fotografia della società, in ogni luogo di lavoro, il confronto tra generi diversi serve a far scoccare la scintilla. E dicevo, la mozione è un insieme, è una raccolta. Ti ringrazio davvero Giovanni, il sindaco, per avermi per aver sottolineato che non ho dietro nessuno. Io non sono nuovo, diciamo, alla vita politica italiana, non sono nemmeno vecchio, nel senso che vengo da questo decennio di attività parlamentare, gli ultimi 10 anni. Daniele, nella mia precedente vita, che resta la mia vita, quella del professore universitario, e sono qui, ringrazio Daniele per la sua straordinaria attenzione e ospitalità, perché per quasi 20 anni mi sono occupato di formazione dei ragazzi dentro l'università e ho sempre tentato, andando in giro non solo per il nostro paese ma anche per il mondo, insomma, ho avuto un'esperienza di 4 anni a Londra, 1 anno negli Stati Uniti, quando sono tornato e ho provato a mettere al servizio dei ragazzi più giovani le competenze che avevo acquisito fuori, ho sempre pensato che oltre alla formazione, ora un po' sono di parte, siamo di parte noi insegnanti, non me ne vogliono i non insegnanti, però io penso che la soddisfazione che ti dà trasferire il tuo sapere ad altri è una cosa unica, che non, io poi rispetto il lavoro di tutti, ma secondo me non te lo dà nessun'altra attività, è come... perché tu vedi su un'altra persona camminare con le gambe le cose che tu pensi e dici, e forse c'è un po' anche di narcisismo in quello che sto dicendo, però vi assicuro che vedere tante persone poi camminano le loro gambe, io molte delle cose che dico mi sono rimaste impresse per gli insegnanti che avevo un professore straordinario all'università che mi tartassava sempre, mi diceva sempre ricordati chi più sa più ha. E a me questa roba mi si è infilata nella testa, e più sa più ha, e poi mi spiegava perché, era un altro paese, altri tempi, e non faccio altro che dire la stessa cosa ai miei figli. E continuo a pensare quando vivo in università e vivo tra i ragazzi che devono formarsi, che è nostro dovere indicare una rotta al prossimo. Ecco, io il partito l'ho sempre concepito così, come un luogo in cui si scambiano esperienze, e io continuo ad avere l'approccio di quello che faccio nella mia vita privata, e però non so come vive un caposala, e quindi se mi dice come vive io scopro un mondo che non scoprirei facendo solo il professore. Non so come vive, un po' lo so perché le frequentate per ragioni professionali, un commercialista, ma o un avvocato o un operaio o un salumiere, un macellaio, mi ricordo come vivono gli ambulanti perché lui era mio nonno, mi ricordo come vivono i contadini perché lui era mio nonno. Cioè un partito è il luogo in cui si mette dentro la società nella sua interezza,
a un certo punto non lo siamo più stato. Noi non è che abbiamo perso perché litigavamo, noi abbiamo perso perché ad un certo punto poi abbiamo anche litigato, è vero. E però io su questo qualcosa devo dirlo, perché l'ho vissuto questa stagione e l'ho vissuta con sofferenza. Noi abbiamo perso perché non abbiamo più ascoltato la società. Non so se lo diceva Leonilda prima o Francesco, ma alcuni segnali a noi sono arrivati. Un grande partito ascolta quelli che non la pensano in maniera diversa, in maniera diciamo omologata. Quando Beppe Grillo nel 2007, con il suo solito modo di essere istrione, tentò di partecipare alle primarie del PD, io gliela avrei fatte fare. Io non fui d'accordo con Fassino quando disse fatti un partito, ma via, non gli diedero la testa. No, a Genova, lui si iscrisse, non gli diedero la testa. Grillo era uno che aveva una sua sensibilità ecologista, ma che aveva sempre votato a sinistra. Era una provocazione, bisognava accettare quella provocazione. Noi non l'accettavamo, non ci aprivamo, perché bisogna incubarle le sensazioni di rottura che ci stanno nella società. Quando nel 2013 noi scopriamo la mattina del voto, e non solo noi, che non avevamo vinto ma avevamo pareggiato, e che il Movimento 5 Stelle aveva preso addirittura il 25%, e non c'era un sondaggista in Italia, uno, che aveva ipotizzato lontanamente che avrebbero preso il 25%, al massimo gli si dava il 10%. Se tu ti accorgi che non è la punta dell'iceberg, ma è proprio l'iceberg che ti è arrivato appresso, tu ti fermi e gli dici: ragazzi, che cosa è successo nella società italiana? Perché c'è un pezzo di mondo, milioni di persone che ad un certo punto dicono basta? Non ti chiedi se sono brutti, sporchi e cattivi, devi chiederti tu cosa non sei stato in grado di fare, che risposte non hai dato. Ed era evidente che noi eravamo dentro la peggior crisi economica degli ultimi 70 anni, che avevamo arginato una parte di quella crisi dopo il disastro fatto a Berlusconi, ma che non bastava da sinistra arginare la crisi e dire ora la risolviamo così come ci dicono a Bruxelles, anche perché erano parte della crisi i signori di Bruxelles, parte integrante della crisi. La crisi abbiamo vissuto in tutta Europa e non siamo stati in grado di capire cosa? Che l'evoluzione del capitalismo, anche attraverso il digitale, la trasformazione della società, avrebbe portato alla massimizzazione del profitto, come è successo sempre nella storia. Lo dicevo anche ieri a Castrovilla, è successo quando sono stati inventati i telai, quando è stata inventata l'energia prima a vapore e poi quella elettrica, con i computer degli anni 60. Quando c'è una rivoluzione capitalistica c'è sempre qualcuno che guadagna tanto, qualcuno che massimizza il profitto e ne approfitta, e qualcuno che diventa paradossalmente più povero. Tendenzialmente la società migliora, ma il problema di chi fa politica, di chi fa politica a sinistra, è sempre lo stesso: ridistribuiamo la ricchezza o no? Perché se dici no, fai la destra, se dici sì, fai la sinistra, se redistribuisci devi togliere a qualcuno e devi dare a chi ha di meno, se fai questo fai la sinistra, se capisci chi ha di meno eviti che arrivi l'iceberg. Ed è quello che noi non abbiamo fatto. Era evidente che stava cambiando la società, erano evidenti che alcuni pensionati che noi ritenevamo benestanti, che erano quelli che avevano 40 anni di lavoro alle spalle, che magari erano stati 40 anni nella scuola o alle poste o nella pubblica amministrazione, avevano fatto gli operai e che pensavano di stare bene, anche per il cambiamento della società non sarebbero più stati bene. Perché è cambiata la società? Perché le famiglie diventano famiglie allargate, perché i figli di quei pensionati iniziano ad essere precari, se si dividono e si separano non sono in grado di mantenere i loro figli, e quindi i nipoti diventano figli dei nonni che non avevano previsto di vivere con una pensione di 1200-1300 euro e di mantenere anche i nipoti, avevano pensato che dovevano godersi la loro vecchiaia. E quindi ti diventano all'improvviso poveri quelli che poveri non erano, al di là dei precari, dei disoccupati che ovviamente si arrabbiano sempre di più.
E se tu, partito di massa, di partito popolare, partito di sinistra, non capisci che ci sono nuove povertà in arrivo, significa che non stai dentro la società. Significa che i circoli, come diceva Alessio, li tieni chiusi. E se ce li hai chiusi significa che l'orecchio sul marciapiede non ce l'hai. E se non ti accorgi che quella gente che prima votava per te, non vi sto raccontando una storia astratta, vi sto raccontando quello che ho visto con i miei occhi, perché io mi sono candidato in un mercato all'aperto e mi sono fatto tutti i mercati italiani. Ora ne siamo al 15%. E tu dici, ma perché non ci votate più? E allora ti dico, ma io stavo bene, ora non sto bene. Sono diventato povero, arrivo così con i centesimi. E il mio partito non l'ha capito. Io lo dicevo, ma non mi ascoltavate. Allora noi dobbiamo... Potrei continuare. Un giovane che sa che entra nel mercato del lavoro a ore, o a giornate, o a settimane, o a mese, e non ha la prospettiva. Perché deve votare il Partito Democratico se tu non gli dai la prospettiva? Ditemi perché deve votare il Partito Democratico se non gli dai un sogno in cui credere. Guardate, gli elettori, non solo italiani, gli elettori di qualsiasi parte del mondo non vogliono sapere cosa è successo in passato. Perché quella è storia. Vogliono sapere come si vivrà domani, che la nostra vita la faremo tutti nel futuro, o la faremo nel passato. Che ci piaccia o no, la nostra vita accadrà e avverrà rispetto a come il futuro ci consentirà di viverla. E quindi tutti vogliono sapere che fai, non cosa hai fatto. Noi abbiamo sbagliato campagna elettorale perché ci siamo affannati nel dire quello che avevamo fatto. Gli italiani, quello che avevamo fatto, lo sentivano sulla propria pelle, volevano sapere cosa avevamo intenzione di fare. La mozione io l'ho strutturata tutta su tre grandi pilastri. L'ambiente, anche qui, ho raccolto tutte le sensibilità, al di là della mia sensibilità è comprovata dal fatto che nella legge di bilancio italiana che porta la mia firma, approvata nel 2016, siamo stati il primo paese europeo ad inserire il BES, che è l'indicatore di benessere ecosostenibile, perché io voglio che si valuti la qualità della vita dal bilancio dello Stato e poi il PIL. Sì, quanto cresciamo va bene, ma io voglio sapere se diminuiscono i malati, se aumentano gli scolarizzati, se diminuiscono gli scippi, se il livello di CO2 nell'aria diminuisce, se il consumo del suolo si arresta. Sono tutti temi che ti dicono se la qualità della vita a Palermo e in Calabria migliora o peggiora dopo le azioni pubbliche. Noi ce l'abbiamo in bilancio. Una delle cose di cui sono più fiero, non sono riuscito a farlo diventare vincolante, ma almeno è un allegato al DEF, al documento di economia e finanza, e chiunque guarda il bilancio italiano sa che l'Italia fissa un tetto sul livello di CO2 che ognuno di noi può produrre per tonnellate all'anno, che non deve essere superiore a 7,5 tonnellate. Ora io dico con coraggio, facciamo il passo successivo. Il passo successivo qual è? Che un grande partito come il nostro può incentivare e aiutare tutte le aziende che quel livello di CO2 devono farlo passare con le proprie attività produttive, e il nostro partito deve sanzionare tutti coloro che quel livello di CO2 te lo fanno aumentare. Facciamo una battaglia e vediamo chi ci sta, e vedrete che d'incanto il paese si dividerà tra destra e sinistra, tra chi ha a cuore le politiche che ci consentono di respirare un'aria migliore e chi pensa al business per il business. Io vorrei che il partito facesse queste battaglie, che fosse il punto di riferimento degli ecologisti, che facesse una battaglia vera sul consumo del suolo. Siamo pochi, non nascono più bambini, cerchiamo di non ammazzare il territorio straordinario nel quale viviamo, ristrutturiamo tutto quello che c'è, ristrutturiamo, abbattiamo molte cose che non servono e ricostruiamo lì, ovviamente con criteri nuovi e adeguati. Facciamo una battaglia di giustizia anche legata all'ambiente, e poi la scuola. Io l'ho fatto diventare il punto fermo della mia mozione. Chi ascolta i miei discorsi, i miei interventi in tutti i circoli italiani sa che sto rappresentando la centralità della scuola
come punto fermo di una società moderna, sì, anche di una società tecnologica. Io vorrei che le scuole fossero aperte 7 giorni su 7, mattina e pomeriggio, sì, 7 su 7, anche di domenica, perché nei grandi paesi le scuole non chiudono mai, come gli ospedali. Capisco perché le scuole devono chiudere o i tribunali devono chiudere, si lasciano aperte. E mio figlio, che torna domani da Shanghai, sta facendo il quarto anno del liceo, si parla di un liceo pubblico romano, sta facendo un anno di scambio in Cina, perché io l'ho stimolato spesso, ho detto tu devi imparare quello che io non posso insegnarti, perché non so cos'è l'Oriente. Sì, ti posso dire quello che ho letto, quello che ho visto in qualche viaggio, ma io non so, la mia generazione è nata in un mondo che iniziava a ovest e finiva a ovest. Io non so cos'è l'Oriente, ed è un male che non sappia cos'è l'Oriente. Sono tuo padre, se vuoi sapere cos'è l'Oriente, vai, studialo, cerca di capirlo e spiegalo tu a me. Si sono accese le spie nella testa di mio figlio e di altri suoi figli. Abbiamo fatto un accordo con tutta la classe, abbiamo mandato tutti i ragazzi all'estero il quarto anno, però non è una cosa che possono fare le famiglie in privato, mettendoci fondi, e mettendoci fondi anche per chi non ce la faceva, per far sì che tutti i ragazzi fossero. Poi c'è chi è andato in Cina, chi è andato in Inghilterra, chi è andato negli Stati Uniti, perché se li mandi a 17 anni, ragazzi, quando tornano? Intanto tornano perché devono tornare, perché devono completare. Una famiglia va a spendere intorno ai 20.000 euro. Esatto. Ed è quello che non possiamo consentire che facciano le famiglie, lo deve fare lo Stato. Nella mozione io ho messo come punto fermo il sostegno a tutti i ragazzi, perché se noi vogliamo far scattare l'ascensore sociale, se noi vogliamo consentire ai figli delle famiglie più modeste di crescere, accompagniamoli fuori. Paghiamo noi l'esperienza all'estero a 16-17 anni, fatela pagare allo Stato. Quando tornano quei ragazzi qui, si prendono i genitori a Scampia o a Borgo Vittoria o a Quarto Giallo, gli dicono: papà, fidati di me, si sta meglio se si studia e se si lavora, non se si fa altro. Noi la miseria la sconfiggiamo solo con la conoscenza e con la qualità della vita, non la sconfiggiamo con altra miseria. L'errore che abbiamo fatto rispetto all'immigrazione, che Salvini utilizza strumentalmente, è quella di non capire che tu non potevi mettere nelle periferie del paese altre sofferenze, altra povertà. Ma cosa carichi? Già hai le periferie che ti scoppiano. Se poi ci metti poveri disgraziati, metti tu la miccia, e vi parla uno che fa dell'integrazione un punto fermo. Io su questo ho veramente la posizione di Papa Francesco. Ma se vuoi fare integrazione, la fai investendo sull'integrazione, facendo diventare le periferie un modello di vita, non il luogo del conflitto sociale. È chiaro che sono esplose, e ovviamente non prendiamo un voto nemmeno per sbaglio. E allora noi non ce la facciamo se non ripartiamo dalle fondamenta. Guardate, è un lavoro durissimo, non si fa in un anno. Io penso, guardate, sul Movimento 5 Stelle penso che noi abbiamo sbagliato a lasciarlo nelle mani di Salvini. Io non ero per farci un governo insieme, ero per far partire un governo loro con il nostro appoggio esterno, perché io non ho votato il Rosatellum e mi fa tendenzialmente schifo questa legge elettorale, lo dico con franchezza. Me lo sono ritrovato, perché nel mio partito è stato deciso, non so dove è stato discusso, ma è stato deciso che bisognava approvare lo Salvini. Io ero in minoranza, ho detto non sono d'accordo, dopodiché non ho fatto polemiche, l'ho subito, ma quando tu decidi per un sistema proporzionale, poi ti comporti da paese che vive con proporzionale, come la Germania, poi fai le alleanze. Noi prima abbiamo voluto un sistema proporzionale, poi abbiamo detto no, non facciamo alleanze con nessuno. Hanno vinto, non ha vinto nessuno. Ora, siccome non ha vinto nessuno, lo diceva forse Leonilda prima, forse lo diceva la professoressa, gli italiani non hanno votato Lega e Movimento 5 Stelle insieme, tant'è che sono elettorati profondamente diversi e che si detestano anche un po', anche perché diciamocelo francamente, quando in una parte del paese, cioè il nostro sud, casa nostra, uno su due, non uno su tre, uno su due, cioè il 50% ha votato Movimento 5 Stelle, ci sono tra noi,
cioè uno su due, e non è nemmeno la DC di De Gasperi del dopoguerra. Nemmeno De Gasperi riuscì ad ottenere i numeri che ha ottenuto il Movimento 5 Stelle nel 2018. E allora, se non si capisce, e noi non abbiamo capito, che quella roba lì bisognava ad un certo punto incubarla. Guardate, stanno facendo un disastro e questo volantino ne è la dimostrazione. Io sono molto, sono amico di molti tra loro, ma anche di molti leghisti che governano. Io ho un rapporto civile con tutti, anche se quando non condivido le cose che fanno. Sono nel caos perché hanno una pressione sociale popolare clamorosa, perché hanno alzato il livello d'aspettativa. E siccome quando governi devi sapere le cose che fai, se le fai male fai altri danni. E io non è che sorrido per i danni che fanno, perché i danni li paghiamo poi tutti noi insieme. E quindi toccherà al PD ad un certo punto disarticolare questa maggioranza. Guardate che Salvini è l'unico leader occidentale che governa e ha raddoppiato il proprio consenso. L'unico. È la colpa nostra, perché li abbiamo regalati. Mentre quegli altri col 33% sono incapaci di governare, Salvini, che viene da un partito strutturato, di cui io non condivido nulla, e che governa da 25 anni la Lombardia, che non è una regione qualsiasi, cioè è il motore di questo paese, sono 10 milioni di italiani, e il Veneto, sono altri 6 milioni e mezzo, quelli lì hanno in mano l'economia del paese e li stanno ogni giorno assorbendo, li stanno tirando il sangue con i nostri voti, perché sono quelli del Mezzogiorno. I voti del Movimento 5 Stelle sono i voti dei meridionali. Li hanno messi in mezzo e ci sarà un giorno in cui li sputeranno via. E ancora una volta il voto del Sud, che è stato un voto di reazione e di protesta, sarà utilizzato per fini che non c'entrano nulla con il Mezzogiorno. Nulla! E io invece voglio fare una battaglia sulle scuole, non le scuole a tempo pieno da nord a sud, da sud a nord. Da sud a nord. Come le infrastrutture, non come l'alta velocità che è stata pagata con i soldi, io pago le tasse da sempre, da quando ho 24 anni, e l'alta velocità non ce l'ho al sud. L'alta velocità tra Bologna, Milano, tra Milano, Venezia, Milano, Torino, è stata pagata anche con le tasse che abbiamo pagato noi. Voi vedete l'alta velocità in Calabria? No. Eppure le tasse le abbiamo pagate, ma l'alta velocità qui non arriva. E allora, un grande partito come il nostro pone la questione meridionale come centrale e dice la fibra ultraveloce, il 5G o tutto quello che ci consentirà di vivere su un'altra dimensione parte da sud e da nord, soprattutto se parte con i soldi pubblici, e ci fai una battaglia politica, non il contrario. E lo dici chiaramente, perché in questo momento, mentre noi siamo silenti, i grandi investimenti pubblici, non privati, dove vengono fatti, dove ci stanno gli esseri umani, dove sta la densità economica, dove c'è business, dove poi le imprese private fanno altri investimenti. E tu metti a investimenti, altri investimenti dove? Milano, Torino, Bologna, Firenze, siamo sempre lì. E poi ci lamentiamo del fatto che i ragazzi studiano e poi vanno via. No, i ragazzi dobbiamo farli studiare, dobbiamo far sì che le scuole diventino luoghi di aggregazione. Io sogno delle scuole qui, in cui si faccia quello che mio figlio sta facendo nel suo liceo di Shanghai: pomeriggio, musica, sport, teatro, arte. Poi ognuno, uno se non ha quella propensione, fa un'altra cosa, e vivono lì e si integrano e fanno altro anche perché i genitori non sempre possono prendersi i ragazzi il pomeriggio. A Scampia ho scoperto da un parroco, lo avevo capito ma l'ho visto fisicamente, che cosa fa sto parroco? È straordinario, perché fa fare dopo scuola ai bambini di famiglie bisognose, perché le scuole chiudono tutte alle 2, e sti bambini quando vanno a casa non sanno dove il padre e la madre, diciamo, entra e esce di casa, e questo se li prende tutti li fa fare dopo scuola, 20, 30, 40 bambini, e mi dice: io ho solo bisogno del mezzo per andarli a prendere, perché non me li accompagnano nemmeno, devo andare io dalle scuole, li prendo e me li porto qui, li do da mangiare, li faccio studiare, e la sera almeno qualcuno a casa apre la porta. Se noi non capiamo che ci sono queste condizioni, allora la scuola a tempo pieno a che serve? Serve anche a questo. Qui ci sono tutte famiglie solide e salde, ma ci sono anche condizioni di questo tipo, e tu
La coesione sociale la crei anche creando nel miglior modo possibile condizioni di parità da quando gli esseri umani sono bambini. È chiaro che la parità non ci potrà essere mai se uno ha una famiglia solida alle spalle e uno ha una famiglia disastrata, ma almeno lo Stato ci mette il sostegno possibile. Perché poi quando scatta il meccanismo, se tu metti un bambino o una bambina in condizione di studiare, studia e va avanti da solo e cammina da solo anche se è stato sfortunato con la famiglia alle spalle. E noi, io sogno un partito così, non sarà facile farlo, non è nemmeno complicato, è difficile ipotizzare che ci si possa arrivare. Questo congresso, inutile nasconderlo, è un congresso di apparati. Sì, penso sia peggio ora, nel senso che molta gente è andata via e io mi sento dire in molte parti, oh però se poi arrivi, no, alle primarie dopo ci sono, dico sì ragazzi, però così non basta, io ci devo arrivare alle primarie, io ci arrivo per opera dello Spirito Santo, ci devo arrivare alle primarie, per arrivare alle primarie ho bisogno che gli iscritti mi votino. Se arriveremo alle primarie io proporrò poi un partito che sia soggetto collettivo, che non litighi più, ma che ascolti, perché se ci fossimo ascoltati sulla scuola, sul lavoro e sulle banche, forse avremmo fatto qualche errore in meno, se ci fossimo ascoltati. Lo dico sommessamente perché fino al referendum costituzionale, lì si è aperta la falla, il PD in Parlamento, io sono testimone di questo passaggio storico, quindi in Parlamento ha fatto tutto quello che gli è stato chiesto dal Presidente del Consiglio, tutto. Noi avevamo una maggioranza bulgara, qualsiasi cosa che veniva proposta veniva approvata, con il referendum è saltato tutto, ed è vero che bisogna recuperare quel 40%, però se non vogliamo rifare lo stesso errore che abbiamo fatto, noi dobbiamo dirci con chiarezza che il partito che stiamo costruendo è un soggetto collettivo, che ha anche dei meccanismi che se scattano il segretario ha il dovere di ascoltare. Ho portato io personalmente da Renzi 5-6 deputate, perché erano tutte donne, della Commissione Cultura del PD, che erano iper renziane, non renziane, più renziane di Renzi, che mi dicevano aiutaci a farvi capire che è una sciocchezza dire che 100.000 insegnanti li stabilizziamo in un anno, perché i precari sono molti di più, ma non li stabilizzi in un anno, li stabilizzi in 4-5 anni, perché non hai quel numero di posti liberi nella provincia in cui vivono, ne hai 10-15.000 l'anno. Io insegnate a Torino però. Sì, ma a Torino si va quando uno ha 25 anni, ed è simbolo. Se invece ad ex giovani, che erano giovani quando hanno iniziato, ma poi sono quasi tutte donne e hanno due figli a carico, che hanno 6, 7, 8, 10 anni e prendi 1.500 euro e gli dici sai che c'è di nuovo? Hai vinto il lavoro a tempo indeterminato, ora però vai a 800 km, ti mandano a quel paese, ed è quello che ci è successo. Perché noi abbiamo detto a delle mamme che avevano due figli a carico piccoli, da domani fai la valigia e vai a 800 km. E non era possibile perché molte di loro erano supplenti da un anno, e così da 10 anni. Purtroppo è quello che è successo. Ma questa cosa, che banale, noi la sapevamo. Ed era stata detta a noi stessi, da noi. Solo che eravamo così presi da questa roba qui, che avevamo detto 100.000 insegnanti a tempo indeterminato, che ci siamo resi conto, io me ne ero accorto, che sarebbe stata una catastrofe solo a settembre, quando a destinazione non si sono presentate il 70% degli insegnanti, tutte donne, che andavano oltre 500-600 km. Ma che ci voleva un genio per capire che una donna di 40-45 anni che ha due figli piccoli con 1.500 euro non può smontare la propria vita e andare dall'altra parte? Abbiamo dovuto fare un decreto noi in cui abbiamo detto vabbè, restate dove stavate, troviamo un'altra soluzione. Mancanza di ascolto. Ma non è che c'era malafede, mancanza di ascolto, questa roba qui. Ma questa sarà anche la fine di Salvini e di Maio. Se tu fai politica dicendo mi faccio un selfie e vi dico oggi meno tasse per tutti, ho capito, per 3 giorni prendi like, dici oh, aspetta, ho detto meno tasse per tutti, poi passi 3 giorni, ma io continuo a pagare le tasse, quando me ne abbassi? Mai.
oppure via i neri dalle strade. Allora magari qualche razzista ti dice bravo, quello ha detto meno neri dalle strade. E poi? Le accise sui carburanti, la lista è lunga, no? Questa roba è droga. È droga per chi la usa ed è droga per chi ci crede. L'ultima se la usi con... negli anni 60. Come? Nel boom degli anni 60 stiamo andando. L'ha detto Di Maio. Ora, siccome alla fine la politica ti obbliga a fare i conti con la vita reale, non ci sono santi. E il governo della cosa pubblica ti obbliga a guardarti allo specchio e a dire ho fatto, come ho fatto e in che direzione sto portando la società che guido, perché chi guida una società, se fa il Presidente del Consiglio e guida il partito di maggioranza di quel governo, tu stai indicando una rotta alla società. Se quella rotta è sbagliata la gente se ne accorge, non c'è bisogno dei social per capirlo. Perciò dico è un meccanismo che si ripete ed è successo, è stato più facile con questi strumenti aumentare il fossato della società tra ricchi e poveri, tra bisognosi e protetti. Ma il giorno dopo, se tu quel fossato non dimostri di saperlo colmare, paghi tu le conseguenze di averlo allargato. E noi ora dobbiamo non inseguire nessuno, ritrovare noi stessi, ritrovare le ragioni intanto di uno stare insieme, di una vita politica comune e poi di una società che faccia uno stato sociale pubblico. Io penso che dalla Calabria e dal Mezzogiorno debba avvenire una reazione ancora più forte di quella che è avvenuta, ma voglio che venga incubata dal Partito Democratico. E rispetto al congresso io vi chiedo di fare tutto quello che è possibile nei circoli vicini per dire con chiarezza che la partita è una partita che concentra gli sforzi possibili di tutti noi anche nella dinamica tra me e Giachetti, inutile nasconderlo. Giachetti è stato candidato all'ultimo momento da Renzi e dalla Boschi per far saltare il banco. Giachetti stava con un piede e mezzo fuori dal Partito Democratico. Si è candidato all'ultimo secondo, l'obiettivo è non far arrivare terzo me, perché ho queste idee, l'obiettivo è far saltare il banco per dimostrare che il partito è diviso e per fare altro fuori dal partito, e io mi auguro che almeno al sud i nostri militanti, i nostri sostenitori capiscano cosa c'è dietro la candidatura di Giachetti, e spero che mi possiate dare una mano a far sì che non solo questa parte del PD diventi casa nostra, ma un punto fermo per rilanciare tutto il PD, perché il PD noi lo rilanciamo da sud o non riusciremo a farlo diventare un punto di riferimento per chi pensa che ci voglia una sinistra nuova, una sinistra moderna, perché molti punti di contatto, devo dire, anche rispetto ad una parte del nostro mondo politico al nord, anche con istanze che si ritrovano in pezzi del centrodestra rispetto al funzionamento della società, rispetto al funzionamento dell'economia, ci sono storici. Vi ricordate l'infatuazione per il federalismo di una parte della sinistra ai tempi dell'esplosione di Bossi? Ecco, questa infatuazione ora sui migranti, sulla sicurezza, sulle infrastrutture, no, quando sentite le infrastrutture servono, dico sì, veniteci, dateci prima i vagoni, i treni, l'alta velocità, come se servono, andate in Sicilia e uno scopre che in 11 ore va da una parte all'altra della Sicilia in treno, no? Che se ti metti in bicicletta ci arrivi prima. Prima rimettiamo a posto quello che non è stato fatto e poi ridiscutiamo insieme d'Italia e di Italia in Europa. Non vi ho parlato di Europa, la mozione lo dice chiaramente, io voglio un'Europa federale, non un'Europa confederale, un'Europa con lo stesso fisco, lo stesso salario, gli stessi salari, le stesse pensioni, gli stessi debiti, perché i debiti dobbiamo condividere, i tedeschi devono metterselo in testa, magari con l'elezione diretta di un presidente della commissione che sia non il risultato di un compromesso con i più forti, che quasi sempre è l'asse franco-tedesco, ma è eletto, è un Parlamento che conti, questo Parlamento purtroppo non conta ancora, approva ordini del giorno e non fa legge. Se noi faremo questo, forse ai nostri figli, ai nostri nipoti, a chi verrà dopo di noi, lasceremo quello che avevano in testa Spinelli, De Gasperi e tutti coloro che hanno pensato che l'Europa fosse l'unica speranza per evitare ancora conflitti. Grazie.